preso altri voti oggi? Un 6 in matematica. Un 6? Beh, non è male, no? Sì, anche se la media della classe è 7. Scusami, è il lavoro, scusa. Anche nel weekend. Pronto? Lui! Suo figlio è in coma farmacologico. Sono 6 mesi che faccio tutti i giorni ospedale, magazzino. Abbiamo visto tutti gli specialisti per poi... per non ottenere niente. Cose da fare prima della fine del mondo, che potrebbe arrivare prima del previsto. Tu credi che se realizzi quello che c'è scritto lì, si sveglierà? Io non lo so, mamma. Tu pensi che io sia folle? Sì, ma mi piaci. Chi c'è scritto sulla lista? Fare un graffito sulla caserma militare. Aspetta! Fermo! Far autografare lo skate da Kagei a Tokyo. Pronto? Per caso lei si trova in Asia? Assolutamente no, sono al lavoro al momento. Qual è il prossimo desiderio? Sapere chi è mio padre e incontrarlo almeno una volta. Avrai il diritto di sapere che suo figlio è in coma. Tu non gli hai mai detto che aveva un figlio. Questa startup cinese che si è inventata un dispositivo di silicone che ha delle grandi labbra, questo dispositivo di silicone, no, per ti favore, giuro, ti giuro, per piacere. Simulano il bacio umano, quindi tra due persone, riscaldandosi, e permettono a me, che sono magari in Australia, di comunicare tramite te che sei in Italia. C'è un particolare collegamento, insomma, telematico che fa muovere queste labbra, così come si muoverebbero quelle del tuo bacio reale. La cosa bellissima. No, ma la cosa bella è che c'è un'app sulle quali tu puoi caricare i tuoi baci e mandarli al tuo partner, oppure metterli in rete per qualcuno che se li downloada. Porca miseria. Quindi tu dici che io per anni, non so, Scarlett Johansson, bravissimo, ad esempio, cioè, costa $35. Quanto costava il postal market? Perché, però bello. 35 è un investimento che ci sta, cioè è un prezzo, oserei dire, alla mano. Che in teoria il trattore fa scarico. Sì, porta gli avventori della serata a monte, sì. E adesso va a valle a recuperarli. Perché devo dire, la salitina merita. Infatti ce la facciamo. Roaming around without any trouble, I begin to ask everybody I met singing. Come vogliamo chiamarlo questo spazio? Ampio. No, mi riferivo al titolo della rubrica. Il titolo è ormai arcinoto. Dammi la posizione. E infatti, guardati. Sì, sei arrivato preciso. Tu me l'hai mandato il messaggino, io ho sbagliato strada un po' di volte. Perché sì, la chiesa d'Antano si vede e quant'altro, però arrivare qui non è così semplice. Non è così semplice. Diciamo una cosa importante. Dai, vai, alla camera perché ti devo edizione. Insegnare un mestiere. Grazie, sai, sono un uomo. Lo stagista è sempre così. Ennesima edizione. Ennesima edizione del Cena tra i filari. La cena tra i filari, giunta alla quarta edizione, è un'occasione unica, dove si torna indietro nel tempo, quando per essere felici bastava un cielo sereno, del buon cibo e soprattutto del buon vino. Questa venne rifatta nel 1933. Rifatta? Sì. Ci fosse Sgarbi, no, capra, ma cosa dici? Sarà del 1400! È stata ristrutturata, perché uno dice come fa a essere così, è stata ristrutturata. Ok, ok. La chiesa di Sant'Alessandro è del XIV secolo, e grazie alle sue campane ha un compito molto particolare per le vigne dei Talunit. Aspetta, sì. Posso andare a chiamare questa persona qua? Aspettate un attimo, state lì. Di delle cose. faccio il balletto. Sembra un bodyguard, ma infatti che body, e aspetta, body. Avanti o dietro? Aspetta, mettiamolo in mezzo. Eccolo qua. Allora, noi abbiamo nominato tutto questo spettacolo, potevamo dire Cantina Pidrin? Ovviamente sì. Oh, ma perché Paolo è un po' timido su queste cose? Ma lui è all'inizio, si deve fare ancora, non è il callo lo giusto. Lo stagista di prima. Che lo stagista. È così. Senti, abbiamo detto già 3 o 4 edizioni. Questa è la quarta. Quarta, ok. Cena tra i filari. Sì. Quindi la tipica cena agreste con molto folklore, molto divertimento,
piatti genuini e sani. E poi? Ci auguriamo anche del buon vino e poi sul finire della cena abbiamo questi spettacoli emozionali dove vogliamo prima farli piangere tutti. Sì. E poi sul finale, proprio perché non è una cosa brutta ma è una festa, li facciamo ridere, cantare, ballare, di tutto un po' di più. Non sveliamo troppo. In che senso mi devo svelare? No, non ne ho due che devo tenere a bada. Non sveliamo troppo. Grazie, io spero di vedere anche il tuo papà che sa di tante storie. Il Pedrin lo trovi, lui c'è sempre. Da dove venite? Da Milano. Io di Terracina, provincia di Latina. Ah, tu? E io Veneto. Siamo nell'area dell'Alto Piemonte, luogo che per caratteristiche naturali dà vita ad eccellenti vini. Le colline novaresi in genere, novarese, no? Famoso perché la zona, tu sai che qui una volta c'era il supervulcano. Il diciamo flusso dell'aria benefico fresco notturno arriva proprio dal Monte Rosa insieme a quello che è il terreno particolare di questo supervulcano, quindi la sapidità, e dà questa particolarità al vino. Tu sai una notizia? Tanti sali minerali, no? Sì, come no, che gli danno il giusto sapore. Sì. Qui è nata proprio a Doleggio, provincia di Novara, nel 1891 la prima cantina sociale italiana. Quindi era dove tutti si riunivano per andare a fare... Portavano i vari piccoli produttori, viticoltori, per andare a produrre. Terra di grandi tradizioni vitivinicole. E non ci sta arrivando il calice. Marco, dov'è questo calice? Non c'è. Marco, è andato via. Mentre attendiamo Marco con due calici di vino, ascoltiamo le note emesse dalle campane della chiesa. Questa è la campana sacra. La leggenda narra che se le campane vengono suonate ogni volta che si avvicina un temporale, il loro suono allontana le nubi. Ecco perché quando il cielo minaccia tempesta, Pedrin corre alla chiesa e comincia a suonare le campane. Guarda, le rose, lo sai perché sono messe a inizio vigneto? No, non dirmi le cose. Le tue nozioni, ho ormai letto. Che sei diventato l'eccellenza del sapere, era chiuso in questo metodo qua. Allora, no, la rosa, piantata a inizio vigna, è usata dall'antichità. È vero, questo è vero. È vero, perché inizio vigna? Perché è la cosiddetta pianta spia, nel senso che se ci dovessero essere delle malattie che potrebbero intaccare la pianta, la rosa te lo dice prima. Te lo dice prima. Ti chiama e fa, oh ciccio, allora a questo punto per chiudere e mostrare la tua sapienza mi declini il verbo rosa in latino, rosarno vicino a Gioia Tauro, da dove arrivo? Si era già preoccupata Monica, ma che domande mi fate, ma cosa mi chiedete? Guarda, anche così noi alziamo l'audience perché la presenza già aiuta. Ma con questi due perché... personaggi qua non essere agitata. No. Senti, a proposito di agitazione, qua è raddoppiato, anzi decuplicato tutto rispetto all'anno scorso. Diciamo che è triplicato rispetto all'anno scorso, quindi per fortuna vuol dire che l'evento è piaciuto negli altri anni, quindi sono contenta. Beh, talmente particolare e suggestivo che ne vale la pena. Cosa si mangia? Allora, si mangiano prodotti tipici, diciamo piemontesi, quindi ci sarà un bel pesce in carpione, graviolo di brasato, poi comunque abbiamo una rostida piemontese che sono vari tagli di carne di maiale, e gelato alle nocciole, quindi piemontese. Quindi... E il vino invece cosa berremo? Il vino Pedrin! Ah, certo! Ce ne sono, per chi non lo conoscesse, quante qualità? Ci sono cinque tipi di vini. Ok, è una cosa tra me e Paolo, lo spina, il bollicina, brut dry o extra dry? Extra dry. Ah, extra dry, ok. Ok. Bene, grazie Monica. Grazie a voi. Non resta che goderci insieme agli ospiti della cantina Pedrin l'emozionante spettacolo finale di luci e musica che ha concluso questa magnifica esperienza della cena tra i filari. La vita è bella. L'appuntamento è alla prossima con Dammi la posizione. Mancava solo un presidente e poi avevamo c'è chiuso solo oppure l'ultimo, com'era quella dell'ultimo che tu se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo. Ecco, il mood è un po' questo perché sai e degusto un attimo oggi e degusto domani e lo spina 41 e l'extra dry vabbè bello lo spina 41 non è lo spina 41 non è lo spina 41.
tra lo Spina e il 41 come si che chiama? È bianco e nero. Come si chiamano sti vini? Scusa Marco, ma... Spina 1 e poi 41, e poi 41 è il Nebbiolo. Le... Sai cosa? Erano buonissimi. Ma proprio buoni. Li ha mixati tutti qua dentro. Sì. Oh, sono tutti mixati. Ci tengo a dire che abbiamo le cinture di sicurezza, siamo fermi, non stiamo guidando. Ma poi ci vengono a prendere. Infatti, siamo nella parte. No, allora, la cena tra i filari è stata uno spettacolo. Fantastica. Che avete visto? E noi abbiamo già... Guarda, anzi, sai cosa facciamo? Non ci muoviamo. No. Siamo già qua per l'anno prossimo. Va bene. Oh, comunque, dovesse venirti qualche idea, dammi la posizione. Assolutamente. Mo segno e te la mando. La nostra vita è la somma delle nostre decisioni. E non possiamo sfuggire al passato. Ethan, questa tua missione ti costerà molto cara. Il mondo sta cambiando. La verità sta scomparendo. La guerra sta arrivando. È tanto che non ci si vede. Tu non hai idea del potere che rappresento. Conosce la tua storia e come va a finire. Ascoltami. Il mondo ti dà la caccia. Il suo destino è scritto. Scriviamo anche il tuo? Se dovesse capitargli qualcosa, arriverei ovunque pur di ucciderti. Questo è scritto. Ethan. Qual è il tuo obiettivo? Il tuo ultimo obiettivo? Le vostre vite per me contano più della mia. Nessuno di noi può contare più di questa missione. Io non l'accetto. Videotop, con grande piacere diamo il benvenuto a Luca Cremonini in rappresentanza dei Bachivo. Ciao Luca. Ciao, ciao. Trio di fresca formazione, perché è l'album d'esordio questo, se non vado errato. Sì, è l'album d'esordio, anche se siamo una trasformazione di una
di una formazione che esiste già dal 2015, abbiamo avuto un po' restyling. Siamo sempre noi, siamo sempre io, Sara e Pedro, ci chiamavamo forse Zostrio, ma insomma come Bacchivo è un nuovo progetto che esiste, diciamo, la prima uscita. Ah, quindi c'è stato una sorta di remix, un restyling del gruppo. Avete cambiato giacca, ma siete sempre voi. Sì, 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 beh, diciamo che è cambiato anche un po' il sound, insomma. E beh, siamo certo. Lasciati alle spalle alcune cose, ne abbiamo acquisite altre. Mi piace già scoprire da dove avete preso il nome, perché solitamente quando si sceglie per un gruppo è sempre un parto difficile quello di trovare il nome del gruppo che rappresenta lo stesso, no? Esatto, il parto è stato difficile per noi. Poi alla fine le cose che funzionano meglio sono quelle più semplici, e quindi abbiamo optato per Bacchivo, che nasce da una cosa veramente elementare, cioè basso, chitarra e voce, però poi funzionava. Immaginavo chissà quali. E ma poi vabbè, è deludente dopo, no? Secondo te la no, anzi è fantasiosa nella sua semplicità, è efficace, poi col tocco della cappa che gli dà quell'internazionalizzazione. Certo. Il titolo di questo vostro nuovo lavoro è Appunti di viaggio, quindi è un percorso, immagino, che mischia la musica con un viaggio vero e proprio. Sì, un viaggio intanto anche temporale, perché le canzoni che sono in questo album sono state composte e anche testate dal vivo nell'arco di triennio. Sì, abbiamo avuto questa chiusura forzata con la pandemia, e quindi è stato un momento tutto sommato creativo. E poi Appunti di viaggio, perché così metaforicamente anche il viaggio un po' delle nostre vite, quindi insomma noi nei nostri testi raccontiamo momenti di vita, sentimenti, impressioni, emozioni, quindi questo è il viaggio ideale che stiamo raccontando. Il disco è rappresentato al momento dal primo singolo, che si intitola La mia piccola saudade. La mia piccola saudade, sì, c'è questo tocco di Brasile in questo singolo. Questa saudade è riferita al Brasile o a qualche altro riferimento? La saudade, canzone, descrive un momento, è una canzone che ho scritto io, però pensando al momento che stava attraversando Sara. Okay. Quindi quella era la sua piccola saudade, un momento un po' di malinconia. E visto che mi è venuto su questo sound bossa nova, ci stava proprio benissimo la saudade. Quella bossa nova è anche una delle nostre radici, e quindi insomma ci piaceva questo richiamo al Brasile. Poi dal essere nata come descrizione di un momento di vita che riguardava Sara, ce lo siamo fatti un po' nostro, perché poi questa ricerca di felicità, si parla nel testo, nel breve testo, è una cosa che tutto sommato ci accomuna, ecco. Avete racchiuso in questo album un percorso interessante. Si parlava appunto di appunti di viaggio, il percorso anche dal punto di vista musicale, jazz, bossa nova, insomma c'è anche della tradizione a livello cantautoriale, insomma un bel mix. Nasce da vostre passioni o da una passione comune? Nasce da nostre passioni comuni. L'idea di uscire con un disco, con un album che tutto sommato commercialmente può pagare anche meno, perché siamo in un momento storico in cui insomma si lanciano più dei singoli che degli album. Era perché ci sentivamo un po' stretti per esprimere il nostro mondo in un solo singolo, quindi abbiamo preferito venire fuori subito con un po' tutti i nostri amori, i nostri mood, che comunque vengono tenuti insieme dalla voce di Sara, che comunque è il filo rosso che dà coerenza a tutto.
Beh, rispetto a quello che è, diciamo, il modus operandi ormai tradizionale per quanto riguarda le uscite musicali, voi con il genere che proponete è anche, come posso dire, non vorrei dire sprecato l'uscita dei singoli e basta, ma un album è quasi doveroso, no? Sì. Alla vecchia, se vogliamo dire alla vecchia maniera, visto che ormai sembra quasi un evento l'uscita dell'album. Possiamo dire anche perché, cioè, cosa succede poi? Che se tu fai un singolo e funziona e fai una bossa nova, il mercato ti chiede solo bossa nova, cioè, capisci che è quello? Assolutamente, cioè, si è un po', come posso dire, soliti ormai ad aspettarsi che ci sia sempre questo filone, se uno fa del reggaeton piuttosto che del funk, piuttosto che del pop, si fa un po' fatica a uscire dagli schemi talvolta, no? Certo, comunque possiamo, io tutto sommato lo definirei un disco pop, senza dare una connotazione negativa a questo termine. E comunque è anche un genere che possiamo definire cantautoriale, perché comunque, insomma, i testi sono non pretestuosi. Cerco sempre, sempre va un momento e poi mi sfugge via e ci piango un po'. Sai cosa mi dà? Allora Luca, io ti ringrazio molto, naturalmente un saluto che viene esteso anche a Sara e a Pedro e di conseguenza evviva i Bachivo e alle prossime avventure. Ciao, a presto. Videotalk con Fabrizio Morea, presidente dell'Accademia delle Arti del Muro Dipinto, ancora una volta a testimoniare quelle che sono le novità, perché caso strano ci sono delle novità. Sì, sì, è un caso strano veramente, perché ogni tanto ci troviamo e nascono idee, infatti anche mentre sto parlando mi nascono delle idee che dovremmo proporre ai telespettatori di tutte le emittenti televisive italiane, locali, che guardano Videotop, che è una trasmissione stupenda, è cresciuta con me tanti tanti anni fa, parlando di musica. E allora oggi parliamo di musica, partiamo con la musica, perché parliamo di Quarnasotto, che è un piccolissimo comune stupendo dove si vive e si respira musica. Pensate che Woody Allen ancora oggi usa un clarinetto costruito a Quarnasotto. C'è una leggendaria fabbrica di strumenti musicali, sassofoni soprattutto, e quindi è il paese della musica, ma poi è anche il paese dell'arte e dello sport. Fausto Coppi ha le origini di Quarnasotto, piccolo comune sul Lago d'Orta da visitare. Poi c'è un museo bellissimo che ti ripercorre per tutta la storia dello strumento a fiato. Da lì scendiamo, perché lì abbiamo come sede la nostra sede operativa in un vecchio mulino, mentre qui a Legro d'Orta, dove ci troviamo, abbiamo la sede legale e ci siamo riuniti per parlare dei programmi di Accademia delle Arti che si svilupperà nell'arco di qualche mese da qui alla fine dell'anno. 13 comuni che sono ormai pronti per partire,
quattro province, Novara, Vercelli, Biella e Viscio, che hanno aderito con iniziative che abbiamo sostituito a quelle che magari già c'erano, ma che comunque condividono con noi la passione per l'arte, per la pittura e anche per il restauro, come nel caso di Soriso, un comune famoso perché è nata lì l'industria delle tomaie, e dove realizzeremo una cosa dedicata alla Repubblica, perché questo piccolo comune sul Lago d'Orta è ancora una repubblica mai sciolta sin dai tempi del Medioevo. Ma da qui partiamo e andiamo a Santiago con la storia della musica vissuta in risaia, oppure a Mezzomerico, dove la storia dei contadini rivive con otto murales, oppure parliamo di Briona, che è uno degli ultimi comuni che ha aderito, che vuole dedicare il suo paese ai gatti. E allora parliamo anche di Gattinara, provincia di Vercelli, parliamo di Brolo, di Nonio, tutti comuni dedicati al culto del gatto. Che vogliamo di più? Si parlava di novità ironizzando sul fatto che ogni volta c'è un fiume in piena. Qui parte tutto, per chi non lo sapesse, il Lago d'Orta arcinoto in Piemonte. Qui Allegro parte con i dipinti dedicati al cinema, no? Sì, dedicati al cinema, ma è un cinema anche quello che viviamo ogni giorno. Tu pensa che mentre noi presentavamo le iniziative da fare, salta fuori il vicepresidente della provincia di Verbania, che è un carissimo amico, Rino Porini, cioè, i gatti. Ma in Valstrona c'è un paese dedicato ai gatti. Allora domani andremo a vedere questo piccolo paese che è Germanio, mi pare, e anche lì lo includeremo in questo tour, il tour felino, che potrà essere magari un'attrattiva nuova. E come diceva un noto allenatore, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, non so se ricordi Trapattoni, quindi vediamo di portarlo a compimento. Lo ricordo, io, se dobbiamo ricordare, voglio ricordare una persona carissima che veramente è stata uccisa dal governo italiano, uccisa dai magistrati, uccisa dallo Stato. Si chiamava Enzo Tortora. Questo Enzo Tortora, a me è rimasta impresa una cosa bellissima. Quando lui è poi riuscito, malgrado gli anni che ha trascorso in cattività, usiamo dire, partiva sempre dicendo: dove eravamo rimasti? Ecco, noi ci chiediamo adesso: dove eravamo rimasti? Ma noi siamo ancora qui. Quasi un quarto di secolo fa iniziò questa avventura dell'Accademia delle Arti del Muro Dipinto con l'Egro d'Orta, unico paese italiano dipinto dedicato al cinema e alla televisione. Dove eravamo rimasti? Questo, caro amico, alla prossima puntata. Assolutamente sì. Ciao. Grazie a tutti. Fabrizio.